Buongiorno, siamo qui oggi per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata del Ministero della Cultura. E avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che i deputati possono partecipare alla seduta odierna anche in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricordo altresì che, secondo l'articolo 135 ter, comma 4, primo periodo del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del Governo, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 2 minuti. Saluto il sottosegretario Borgonzoni, che prende parte alla nostra seduta in rappresentanza del Governo. Passiamo quindi all'interrogazione 500241 Manzi, Partito Democratico, su iniziative per garantire il funzionamento del comitato promotore delle celebrazioni pucciniane in vista del centenario della morte del maestro Giacomo Puccini. La deputata Manzi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. La ringrazio, Presidente, saluto la sottosegretaria. È l'oggetto della nostra interrogazione è una vicenda che da alcune settimane in realtà trova spazio nelle cronache locali, toscane e nazionali, proprio perché riguarda il funzionamento e la programmazione di quelle che sono le iniziative previste per il 2024, quindi l'anno in cui cadrà l'anniversario della morte del maestro Puccini. Il comitato, tra l'altro, che è stato costituito nell'ottobre del 2022, quindi neanche da troppi mesi, versa in una situazione di grave confusione e di grave difficoltà operativa, proprio perché dalle notizie che giungono non è stato in grado. Ci sono delle risorse che erano già stanziate per il 2022, si parla di complessivi 10 milioni di euro tra 2022 e 2023, l'impossibilità di definire una programmazione, le dimissioni addirittura del tesoriere del comitato, proprio motivate dalle divergenze con il metodo di lavoro del presidente del comitato, il maestro Alberto Veronesi. E quindi, proprio perché l'anniversario è un anniversario particolarmente importante e significativo per il nostro paese, c'era stato un lavoro importante già avviato dal governo Draghi, che aveva assicurato le risorse necessarie. Riteniamo, appunto, sollecitiamo in questo caso un'attenzione e anche una risposta da parte del governo, sia per comprendere, per capire se è a conoscenza delle difficoltà che in questo momento a mezzo stampa sono state evidenziate, e soprattutto quali iniziative intenda adottare per sbloccare anche la situazione. C'è il timore, tra l'altro, che i fondi stanziati per il 2022 necessari per la programmazione non possano essere spesi o non possano essere programmati, ed è un allarme. È un segnale abbastanza preoccupante questo, quindi ecco perché abbiamo voluto sottoporre la questione alla sua attenzione. Grazie, la ringrazio per questa interrogazione. Ovviamente penso che sia sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo in questo comitato, le vicissitudini che stanno avvenendo. Come lei giustamente ha detto, era un comitato già nato prima dell'insediamento di questo governo. Per quanto riguarda i fondi, voglio rassicurare che comunque la rendicontazione deve essere fatta dal 1° al 31 gennaio, oppure entro i primi 3 mesi, comunque, per cui i fondi dell'anno scorso non sono a rischio. Sicuramente posso dirle che noi siamo i primi a volere che le iniziative legate a Puccini vadano a buon fine, vengano spesi nel modo migliore gli ingenti fondi che comunque sono stati stanziati. Per questo noi abbiamo già chiesto anche al nostro membro, perché sa che il Comitato non è insediato dentro il Ministero della Cultura, ma è a Palazzo Chigi. Noi all'interno abbiamo quello che è il direttore parente, che è direttore dello spettacolo dal vivo. Abbiamo già chiesto anche di farci comunque un quadro generale su quello che è accaduto finora, al di fuori di quello che abbiamo letto sui giornali e ovviamente le posizioni, magari anche ogni tanto diametralmente opposte, dei membri all'interno, sia di chi si è dimesso. Io ho letto anche mail, insomma, di avvocati che sono intervenuti, per cui capire il quadro generale della situazione e soprattutto, una volta per tutte, fare chiarezza su cosa sta accadendo, come verranno spesi i fondi e già quelli che hanno vinto, come verranno destinati e come verranno utilizzati. Per cui fare chiarezza anche per noi è la cosa fondamentale. Grazie.
Prego, la deputata Manzi ha facoltà di replicare. Grazie. Chiedo se poi ci sarà la possibilità di avere la risposta anche scritta, la ringrazio. Diciamo che cogliamo favorevolmente questa necessità di fare chiarezza. Ieri, tra l'altro, proprio in Consiglio regionale, il Presidente della Regione, Giani, ha risposto ad un'interrogazione del gruppo della Lega, tra l'altro, quindi proprio a dimostrazione della trasversalità della questione e dell'attenzione anche su questo tipo di questione. E mi associo con a quello che il Presidente Giani ha rappresentato, ovvero la necessità che il Comitato appunto lasci, con le iniziative ovviamente che intende programmare, delle tracce importanti e significative e durature soprattutto nei territori e per il Paese, non solo singoli eventi e singole manifestazioni. Riteniamo che sia abbastanza importante che si faccia chiarezza su quelle che sono quello che è il corretto andamento e funzionamento del Comitato. Oltre alle dimissioni, tra l'altro, del tesoriere, ci sono state le dimissioni di circa un terzo dei componenti del Comitato, quindi la situazione è abbastanza seria in questo caso, e quindi cogliamo con grande favore la necessità di fare chiarezza e di avviare sia la rassicurazione rispetto ovviamente alle risorse, ma soprattutto la necessità di puntualizzare e di dare finalmente al Comitato, visto che ormai manca un anno di fatto all'avvio delle celebrazioni e all'inizio delle celebrazioni, la necessità appunto che si possa impostare un'attività che risponda, tra l'altro, anche a quei criteri di pubblicità dei bandi, di regolare e corretto funzionamento di questo organismo che è stato istituito presso Palazzo Chigi. Anzi, la sollecitazione che mi sento appunto ulteriormente di introdurre è quella di poter essere aggiornati anche rispetto alle attività istruttorie che verranno fatte anche dal rappresentante del vostro ministero, perché ovviamente c'è anche una grossa attenzione da parte delle comunità locali, dei sindaci, tra l'altro dei comuni di Viareggio, di Lucca, trasversalmente in questo senso, a testimonianza del fatto che appunto non è una questione tanto soltanto di contrapposizione politica, ma qualche problema c'è e quindi forse è il caso di intervenire e di risolverlo efficacemente. La ringrazio. Grazie collega Manzi. Passiamo all'interrogazione 500242 Boschi, Azione Italia Viva, sulla verifica dell'esistenza di vincoli storico-monumentali o storico-relazionali sullo stadio Meazza di Milano. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. Come è noto, già dal luglio 2019 le società di calcio, sia Milan che Inter, hanno presentato al Comune di Milano uno studio di fattibilità economico-finanziaria per la realizzazione di un nuovo impianto e comunque di una struttura multifunzionale, nonché l'abbattimento dello stadio Meazza. In queste ultime settimane la posizione espressa da autorevoli membri del governo in merito alla sussistenza o meno di vincoli sullo stadio Meazza che ne impedirebbero l'abbattimento, vincolo di carattere storico-monumentale o storico-relazionale, si sono un po' rincorse anche pubblicamente a mezzo stampa. In modo particolare il sottosegretario Sgarbi, con una lettera al Corriere della Sera del dicembre del 2029, ha parlato dell'esistenza di un vincolo sullo stadio Meazza, a posto probabilmente nel 2020, almeno così dice il sottosegretario Sgarbi, dallo stesso Ministero dei Beni Culturali. Se non che questa posizione è stata smentita non soltanto autorevolmente dal Presidente del Senato, La Russa, che comunque fa parte della maggioranza di governo, ma anche dallo stesso Ministro Sangiuliano e dal Ministro Salvini. Quindi si è generata una confusione che impedisce obiettivamente di sapere se si può procedere o meno, se il Comune di Milano o meno può assumere decisioni in tal senso. Visto la rilevanza della questione, noi chiediamo al Governo, in una sede ufficiale, istituzionale, qual è la posizione definitiva. Esiste o meno un vincolo che impedisce l'abbattimento dello stadio Meazza e che tipo di vincolo eventualmente sussiste, anche tenuto conto che se si fa riferimento alla progettazione piuttosto che alla realizzazione del secondo o del terzo anello dello stadio, cambia anche il computo, diciamo, del decorso dei 70 anni ai fini anche della normativa appunto che viene in rilievo nel caso di specie. Grazie. Prego, sottosegretario Borgonzoni.
La ringrazio perché così magari nella sede istituzionale una volta per tutti riusciamo a fare chiarezza. Non ricostruirò tutto quello che sappiamo di perché non erano stati messi i vincoli nella parte quella che era di metà anni 20, perché ormai era una parte veramente piccola e si era deciso di non mettere i vincoli e le parti restanti non avevano i termini dei 70 anni per poter mettere i vincoli. Quel vincolo che era stato chiesto nel 20, citato poc'anzi, che era quello di cui aveva parlato il sottosegretario Vittorio Sgarbi, nel 21, nel gennaio del 2021, la Direzione Generale Creatività Contemporanea ha comunicato con nota protocollata numero 100 l'esito negativo del procedimento di riconoscimento dell'importante carattere artistico ai sensi della legge 633 del 1941 per il diritto d'autore del terzo anello e copertura dello stadio. Per cui io qua le posso dire che non esistono a oggi, non c'è alcun vincolo e non esistono elementi per le procedure di vincolo, per cui è una questione che ora rimane prettamente e strettamente del Comune. La ringrazio. Prego, onorevole Boschi. Ringrazio la sottosegretaria per il chiarimento, perché penso che sia nell'interesse di tutti mettere una parola definitiva nella sede ufficiale istituzionale rispetto a rincorrersi di notizie diverse, anche perché non sfugge a nessuno, non soltanto l'investimento in termini economici che le società di calcio dovrebbero effettuare, ma anche l'investimento per la città, in modo particolare ovviamente per quel quartiere, per quella zona, perché dalla realizzazione dell'impianto noi ci auspichiamo passi anche un recupero, diciamo così, una rigenerazione, una riqualificazione urbana di quella zona, ovviamente di tutta la zona circostante. Ovviamente noi chiediamo anche al governo, in modo particolare al ministro San Giuliano, ovviamente un impegno in più anche nella comunicazione non istituzionale, per evitare che ci possano essere voci discordanti e contraddittorie all'interno del governo, in modo particolare da parte di un sottosegretario, Sgarbi, che ha una delega rilevante rispetto appunto al Ministero della Cultura. Quindi, valutando il ministro, eventualmente anche la vocazione a sé delle deleghe del sottosegretario Sgarbi, ma comunque di fare un po' ordine anche nella comunicazione ufficiale che il governo ha all'esterno, parlando con una sola voce, perché noi faremo tutto il possibile per dare pubblicità alla risposta ovviamente che ci è stata fornita in questa sede, ma poi sappiamo che se domani escono interviste sui principali quotidiani di senso opposto si ricomincia da capo con una querela che non è di aiuto a nessuno. Quindi grazie sottosegretario. Grazie collega Boschi, passiamo all'interrogazione 500243 Piccolotti AVS, iniziative per il rinnovo del contratto dei professionisti collaboratori SABAP. Prego onorevole Piccolotti. Grazie presidente, sottosegretario grazie, lei sa meglio di me quanto sia grave la carenza di personale al Ministero della Cultura e anche in tutte le sue strutture periferiche. Pare da dati non confermati che solo il 50% dell'organico previsto per il Ministero sia realmente coperto da personale al lavoro e diciamo impiegato assunto dal Ministero stesso. È per questa ragione che desta molta preoccupazione una vicenda che riguarda 500 professionisti altamente qualificati, stiamo parlando di archeologi, architetti, assistenti tecnici contabili, assistenti tecnici di cantiere, storici dell'altre e altre figure, che hanno visto scadere il loro contratto, che era un contratto a partita IVA, il 31 dicembre 2022. Erano stati assunti in virtù di una procedura di selezione che richiedevano un'esperienza professionale di almeno 15 anni e sostanzialmente operavano anche all'interno di progetti connessi al PNRR e quindi a progetti che noi abbiamo come Stato l'obiettivo di realizzare in tempi celeri. Per questa ragione le chiediamo per quale motivo questi contratti non siano stati rinnovati e se intendete attraverso futuri provvedimenti invece procedere al loro rinnovo, anche tenendo conto del fatto che è vero che sono stati contestualmente avviati alcuni concorsi dal Ministero della Cultura, ma questi concorsi
oggi non vedono contemplati alcuni di questi profili professionali che prima le ho elencati e per altri prevedono un numero di posti a disposizione assolutamente esigui. Si parla di 20 archeologi, 35 storici dell'arte, solo 32 architetti, e quindi non pare che questo personale possa essere sostituito in tempi brevi e congrui dal personale derivante dalle procedure di selezione già bandite. Una ragione in più per accelerare il rinnovo di questi contratti attuali. Grazie. Prego, sottosegretario Borgonzoni. Ringrazio per la domanda. Ovviamente questo è un tema che penso colga tutti noi e chi segue in generale il mondo della cultura e dell'arte, perché abbiamo un problema di organico che è grandissimo. C'è anche negli altri ministeri, ovviamente nel Ministero della Cultura in certi casi viene toccato e si vede proprio plasticamente, perché abbiamo problemi a tenere magari aperti dei musei o riuscire a portare a termine nei tempi dei bandi, dei concorsi. È sicuramente un grande problema. La sensibilità su questo tema c'è da parte di tutti, perché 12 gennaio al Senato abbiamo risposto a un'interrogazione sempre sullo stesso tema, e anche ieri alla Camera c'è stata un'interrogazione sempre con le stesse richieste. Non rifarò il quadro giuridico, però posso aggiungerle rispetto all'interrogazione, alla risposta che è stato ieri, che è comunque intenzione del MIC procedere al rinnovo dei contratti scaduti previa apposita norma in sede di conversione del decreto proroga termini, facendo anche attingendo alla copertura finanziaria che è stata messa in legge di bilancio articolo 1,632, perché ci rendiamo conto che ovviamente ci sono progetti da portare a termine e figure di cui non possiamo assolutamente fare a meno, anche per la formazione poi che queste figure hanno avuto nei vari ambiti che lei ha citato. Dal 2019 il Ministero sta facendo una serie di concorsi e una serie di assunzioni. Abbiamo 871 unità che sono state prese nell'agosto del 19, che sono assistenti alla funzione accoglienza vigilanza, 455 unità che sono operatori alla custodia, alla vigilanza e all'accoglienza, 208 unità del 30 giugno 2020 con funzione amministrativa, che era un'altra grande carenza che avevamo in tantissime strutture periferiche. Sono inoltre attive ora le procedure di reclutamento di 334 unità per assistente amministrativo gestionale, 100 unità da inquadrare nel profilo di assistente informatico, 520 unità con funzioni tecniche e 82 dirigenti amministrativi e tecnici, che comunque posso dire non andranno a coprire le esigenze che abbiamo, perché la strada onestamente è ancora lunga. Stiamo facendo di tutto però per cercare di rendere funzionali al massimo tutte le nostre strutture. Sono la prima che, anche per quello che io ad esempio in delega dentro il Ministero, se penso all'audiovisivo, noi abbiamo problemi anche a livello centrale. Ovviamente stiamo cercando di sanarli, è un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo, non è una cosa ovviamente di oggi. Per queste figure però chiederemo nel proroga termini una norma e useremo come copertura una parte dei finanziamenti che sono stati stanziati in legge di bilancio. Grazie. Grazie sottosegretario, naturalmente siamo soddisfatti. Prego onorevole Piccolotti, può replicare. Ha ragione. Prego. Ho fatto da me autogestione sana di sinistra, facciamo così. No, allora, grazie sottosegretaria. Naturalmente siamo soddisfatti della notizia dell'arrivo del rinnovo per queste 500 persone, questi 500 professionisti. Come lei ha detto anche nella risposta, le segnaliamo, le ricordiamo, in qualche modo facciamo appello al Ministero a aprire nuove procedure concorsuali, perché nonostante i numeri sembrino cospicui elencati uno dietro l'altro, sappiamo bene che quelle centinaia di persone che verranno assunte non sono comunque sufficienti a rendere pienamente operativo il Ministero in tutte le sue articolazioni, e quindi c'è bisogno di investire di più per aprire nuovi concorsi in questo settore. Lo segnalo anche perché proprio ieri l'associazione Mi Riconosci ha pubblicato un'indagine sulle condizioni di lavoro nel settore dei beni culturali,
ed emergono dati eclatanti e drammatici. Ci sono professionisti che lavorano con compensi assolutamente al di sotto del dignitoso e anche, io penso, incompatibili con una condizione di vita normale. Le faccio solo un esempio: è di oggi l'annuncio di uno sciopero in un museo di Trieste di lavoratori che prendono 4,56 euro l'ora. Quindi abbiamo un problema di procedure d'accesso ai concorsi, diciamo, pubblici, e quindi di un numero troppo esiguo di assunzioni fatte in questi anni, ma c'è anche un problema che riguarda le esternalizzazioni, che sono tante e anche operate in maniera, diciamo, molteplice: le cooperative, le partite IVA, le ritenute d'acconto, una vera e propria giungla in cui, diciamo, si muovono con grande difficoltà professionisti altamente qualificati che spesso vengono pagati meno degli operatori, diciamo, con qualifiche molto più umili e per cui non serve alcuna specializzazione. Quindi davvero le dico che sorveglieremo questo tema del lavoro, l'ho detto anche al Ministro, punto per punto e caso per caso, perché per noi è davvero importante che si ridia dignità al lavoro in questo settore. Grazie, passiamo all'interrogazione 500244 Rico, Movimento 5 Stelle, sull'assegnazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura nella Regione Calabria. Prego, onorevole Orrico. Grazie Presidente, saluto la sottosegretaria Borgonzoni. La mia interrogazione verte appunto sulla mancanza di personale negli uffici periferici del Ministero della Cultura in Calabria, una carenza cronica che però ovviamente non riguarda solo la mia regione, perché sappiamo essere un problema che diciamo è diffuso su tutto il territorio italiano. Giusto per fare un piccolo esempio che riguarda appunto la Calabria, nonostante ci sia un decreto del Ministro del gennaio 2021 che attribuisce una dotazione organica alla Calabria di 755 risorse, noi possiamo constatare che invece, per esempio, la sovrintendenza di Reggio Calabria e Vibo ha solo 24 dipendenti, quella di Cosenza, che ha la maggiore estensione geografica, solo 13, la sovrintendenza di Catanzaro e Crotone solo 4, per non parlare poi delle funzioni dirigenziali che sono svolte ad interim, come il segretariato regionale della Calabria e la direzione regionale musei. Quindi chiedo al Ministero cosa intenda fare rispetto all'attuazione appunto di quanto fissato dal decreto che risale a gennaio 2021 per far fronte alla carenza di personale. Grazie. Grazie, sottosegretario Borgonzoni, ha facoltà di rispondere. Grazie, la ringrazio per la domanda. Sì, siamo sempre un po' sull'onda del grande problema che poi abbiamo trattato anche nei governi precedenti, della mancanza di personale o non l'adeguata presenza di personale sottorganico. Le procedure selettive concorsuali hanno consentito l'immissione nel ruolo di 8 unità di personale in quantità di funzionario amministrativo, 64 unità nel profilo di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, 24 unità nel profilo di operatore della custodia, vigilanza e accoglienza, nonché la previsione di ulteriori numero 11 funzionari amministrativi e di ulteriori 25 unità di personale destinata alla vigilanza dei siti museali presso la provincia di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo. Io però vorrei precisare che uno dei tanti problemi, però sicuramente un problema rilevante a cui si è assistito, sono anche le rinunce, e non è una cosa solamente riguardante ovviamente la Calabria, ma anche altri siti e altre regioni, perché spesso vengono fatte le assegnazioni, già le procedure sono molto lunghe e poi magari non si presentano il giorno in cui dovrebbero iniziare, per cui anche in Calabria c'è stato questo fenomeno e questo problema. Sicuramente noi continueremo, come ho detto, qua ci sono anche delle assunzioni, gli organici hanno dei numeri ovviamente diversi da quelli che lei ha detto quando saranno a pieno regime, perché si evidenzia che secondo l'attuale dotazione organica
del personale non dirigente del Ministero della Cultura, le tre sovrintendenze calabresi hanno rispettivamente le seguenti dotazioni organiche: 102 unità per la sovrintendenza di Reggio Calabria e Vibo, 55 unità quella di Cosenza e 35 unità quella di Catanzaro. Comunque dopo vedo che se lo scrive, dopo le faccio dare l'interrogazione così a tutti i numeri. Grazie. Prego, deputata Orrico, può replicare. Grazie, ringrazio la sottosegretaria. Ovviamente la risposta mi soddisfa parzialmente, sono pienamente consapevole di quello che lei dice, che si tratta di un processo, ma mi auguro che questo processo abbia un'accelerazione. Come lei sa, già nella scorsa legislatura sono stati avviati tutta una serie di concorsi che poi la pandemia purtroppo ha bloccato. Già la scorsa settimana, durante l'audizione con il ministro Sangiuliano, io ho chiesto la cortesia che venga data a questa commissione, venga fatto un piccolo report sullo stato dell'arte rispetto appunto ai concorsi espletati, quelli ancora in itinere, e a che punto sta lo scorrimento delle graduatorie. Sul tema del fatto che ci siano molte rinunce, anche questo ne sono a conoscenza, probabilmente bisognerebbe ragionare su un incentivo alle retribuzioni, perché ci sono alcuni contesti geografici che anche per le loro caratteristiche ambientali e sociali risultano essere un po' più difficili e quindi anche meno appetibili. La Calabria è sicuramente uno di quei contesti per tutte le cose che sappiamo e che conosciamo. Ritengo che sia fondamentale rimpinguare l'organico, soprattutto nelle sovrintendenze, altrimenti poi non possiamo lamentarci che le autorizzazioni o comunque le procedure di studio per la concessione di autorizzazioni, soprattutto per ciò che concerne anche le strutture che riguardano la transizione energetica, non trovino accoglimento o abbiano ovviamente delle tempistiche molto, molto lunghe, e soprattutto tutto questo rende anche molto difficile la tutela di un territorio come quello calabrese, che soffre non solo di un importantissimo dissesto idrogeologico ma anche di un deturpamento paesaggistico che è stato perpetrato nel corso degli anni e spesso ovviamente è il risultato della mancanza di sufficiente personale per effettuare il controllo di un territorio che geograficamente e morfologicamente è molto complesso, difficile da percorrere e che quindi richiede un numero adeguato di personale. Grazie. Grazie deputato Orrico. Passiamo all'interrogazione 500245, Amorese Cangiano, iniziative per la promozione della collaborazione tra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre di Parigi. Prego, onorevole Cangiano. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Il 14 giugno scorso è stato annunciato dai direttori del Louvre di Parigi e del Museo di Capodimonte un nuovo partenariato tra le due istituzioni. Il Museo di Capodimonte infatti presenterà al Louvre circa 60 opere per un periodo complessivo di 6 mesi. Alcune di queste opere, ricordiamo La giovane donna del Parmigianino, cioè La flagellazione di Caravaggio ed altre opere molto importanti. Lo scambio rappresenta, questo diciamo, è da sottolineare, la storica e prima volta di un museo in esposizione al Louvre, occasione che a nostro avviso potrebbe essere garanzia di futuri progetti secondo il principio della reciprocità. Quindi questo dobbiamo darne atto anche al ministro Sangiuliano, che proprio qualche settimana fa, il 6 gennaio di quest'anno, ha fatto visita al Museo di Capodimonte. Allora noi chiediamo al governo quali iniziative intende adottare al fine di promuovere una sempre più ampia collaborazione nelle relazioni culturali tra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre, secondo il principio di reciprocità, ed evitare, e questo diciamo è un altro punto importante, la chiusura temporanea del Museo di Capodimonte, pur garantendo a questo punto certo i lavori che sono stati appunto annunciati diciamo, negli scorsi mesi. Grazie. Grazie onorevole Cangiano, prego sottosegretario Borgonzoni, ha facoltà di rispondere. Grazie, la ringrazio per la domanda, perché mi dà l'occasione
Prima di tutto, come ha già detto il Ministro, di rassicurare sul fatto che Capodimonte anche durante i lavori non rimarrà un luogo chiuso. Capodimonte, come sapete, ha tantissime opere d'arte, 49.000 opere d'arte al suo interno, per cui anche se ci sarà un prestito importante ci sono comunque opere altrettanto importanti da poter esporre, per cui l'Ottocento privato rimarrà aperto durante tutto il periodo dei lavori insieme ad una parte delle sale espositive che andranno a rotazione rispetto ai lavori stessi che faranno all'interno della struttura. Fondamentale per noi è questo accordo e questa mostra fatta al Louvre, perché riuscirà prima di tutto a dare un respiro internazionale a un museo che internazionale è, però non è nei percorsi più conosciuti, per cui non viene visitato quanto in realtà dovrebbe essere visitato rispetto, come ho detto, alle opere che ha il suo interno e il valore che ha al suo interno. Altra cosa fondamentale, questo come giustamente lei ora ha esposto, è fondamentale perché ci darà quella possibilità finalmente di avere uno scambio reciproco fra Capodimonte e il Louvre, che si trasformerà da una prima mostra che verrà fatta ovviamente in Francia a una serie di prestiti che ora verranno messi i progetti a terra e poi presentati, che dal Louvre saranno prestiti che arriveranno dal Louvre a Capodimonte, per cui riuscirà così a nascere quella reciprocità che è fondamentale soprattutto quando viene messa a terra su questi fantastici luoghi che abbiamo, che ancora oggi non sono mete di turismo così tanto conosciute, per quanto sia uno dei musei più belli e importanti che abbiamo nel nostro paese. Grazie, sottosegretario Borgonzoni. Prego, onorevole Cangiano. Grazie, Presidente. Io da parlamentare campano sono soddisfatto, diciamo, di questa risposta e ringrazio anche i colleghi che hanno sottoscritto, in modo particolare il Presidente Mollicone, perché, come diceva lei, il Museo di Capodimonte è importante ma poco valorizzato e poco conosciuto. Questo accordo, grazie al lavoro internazionale del nostro Ministro San Giuliano, dà sia la possibilità di far conoscere il nostro museo all'estero, ma di fatto, cosa importante, tenerlo aperto in questa fase importante di lavori. Quindi siamo pienamente soddisfatti e ringraziamo il Governo per quello che sta facendo per Napoli e per il museo. Grazie. Grazie collega Cangiano, non ci sono altre interrogazioni, la seduta è tolta.